Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro caro amico Alexio e benvenuti in un nuovo episodio su Layers of Fear. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti a un totale recupero del gioco, come avete visto perché sono stato in vacanza e sono andato avanti nel gioco e ho proseguito per la storia dell'attore, perché c'era anche una storia relativa all'attore, e non è stato, diciamo, semplice perché sono un bel po' ansioso e già sto sudando parecchio. Già dovrò cambiarmi la maglietta. Però, manda le ciance, continuiamo ancora questa serie, sperando una volta per tutte di finirla, perché vorrei portare anche altro, perché sta durando più del previsto questo Legge Sofia. Non pensavo fosse così lungo, o forse è perché l'ho fatto diventare lungo. Boh, non pensare a male, sono doppi sensi, però non pensare a male. Vabbè, continuiamo. Allora, eravamo rimasti in questo punto preciso in cui c'era questo rumore stramaledetto che non si riesce a capire che cazzo è. Ecco che cazzo era. Era sto ragazzino che sbatte le porte e chiude urlando. Tu non te muovi, vero? Rimani lì, eh? Però sei abbastanza inquietante, zio. Molto, molto inquietante. Get up, quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Va bene. Che cazzo c'è nell'armadio? Un'altra entrata. Un pozzo. No, mo compare tipo The Ring, guarda, eh. Devo scendere? Oddio, sto pezzo c'ho un piccolo déjà vu. Dove cazzo sono finito? Sì, questo pezzo me lo ricordo, l'avevo già fatto molto molto tempo fa. E non è qua che devo passare per di qua. Salve, lei sta lavorando, vero? No, non devo passare per di qua. Dove cazzo devo andare? Lì c'è una porta. Qui non penso possa passare, passiamo di qua. Messo sinistra e destra. Vediamo qua a sinistra che c'è. Posso andare giù? Ma che c'è sta? Che cazzo c'è? Non mi dica che li devo allineare. Che palle. Ok, questa mi sa che è la leva per azionare. Qui devo allineare tipo i circuiti. Cioè i circuiti e le cose, no? Cazzo ruota sto coso, scusa. Scusi, dei, mi faccia spazio, devo passare. Allora, eccolo, è questo. E così è, però non funziona. Vedi che non funziona benissimo. Sta cosa non funziona. Ma come funziona? Non si riaddrizza bene. Cioè, questa leva qua in particolare, questa mano, a che serve? Già sto impazzendo comunque. Letteralmente impazzendo. Questa non può essere. Non succede proprio nulla. Non succede proprio nulla. Comunque no, la posizione giusta è questa qua. Perché si sta muovendo questo adesso? Ah, perché c'è la parte centrale e la parte esterna. Che di idiota che sono. No, ma adesso si è bloccata la parte centrale. Quindi ci ha azzeccato in realtà. Ah, ok. Il braccio blocca le parti. Ok, una determinata parte. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ottimo. C'era un po' da capire, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Non è stato difficile, dai. Di qua è chiuso, quindi dobbiamo ritornare indietro. Ma se qui non ci fa passare. Ah, l'ha sbragato. E ora? 01, sole 11. Ok,
No, devo mettere un orario in particolare. Però non riesco a capirlo. Sono le 11. Dieci diviso 1, ma... Forse sto capendo. Devo mettere lo stesso numero. 20... What? 26 meno 31 sarebbe? Giusto? 50... What? Ma che mi devi fare... Che palle! Cioè, mi devi far aprire davvero la calcolatrice, cioè... E qui può essere questo. No. Scusa, non fa 20. Non riesco a capire. Sto sommando però così. Ah no. Ah, è la somma per arrivare a quel coso là. Ma baffa. Quindi allora 6 più 9 fa. E gira. Oh, ce l'ho fatta. Perfetto. Un fiore. Ah, gli hanno fatto proprio pure la bara. E ora? Ok. Ma non mi fa passare però qua. Che devo fare? Mi pare passare? Me lo dici più tu che cosa devo fare, o devo scoprirlo come al solito da solo? Mi sa che devo scoprirlo da solo. E non me lo fa manco capire. Non me lo fa capire. Non me lo va a capire, maledizione. E qui è tutto chiuso. Devo tornare indietro? Ah, devo tornare indietro allora. Mi sono cagato sotto. Mortacci tua. Mortacci vostra, regà. Cioè, avvisatemi prima che fate qualcosa voi. Dove stiamo andando? Oddio, ancora. Forse siamo riusciti ad uscire. Vedo l'esterno. Ancora. It warms the heart. It feeds the soul. Gli abbiamo messo il cuore. Abbiamo iniziato a prendere fuoco. Perché? So bright. A stolen flame burns strong. Burns quick. A stolen flame burns out. E quindi? Ok, va bene. Torniamo indietro. Non era la strada giusta? Probabilmente no. Così in mezzo a nulla. Ma no, infatti è finto, Finto. Non stiamo realmente su una nave, dai. No, un'altra volta. Di nuovo. Pensavo che fossi uscito. No, invece col corca. Corca proprio. Corca, regà. E sapete che significa? Corcazzo. Corcazzo proprio. Che usciamo. Rimarremo intrappolati qua. Dai, un po'. È infinito. Vedi, me l'ha sbloccato. Salve. È possibile entrare nel paradiso terrestre? Oh, vedo la luce di Dio. No, vedo l'oscurità. Che palle. Peccato. Scusi, lei mi faccia aprire. Grazie. Grazie mille, grazie. Di nuovo qua? No, sembrano tutti posti molto simili. No, sti rumori molesti. No, ma ha chiuso la porta. Che cazzo era? Questa roba. Oh! Ma che cazzo era? No, mi devo fare i cazzi mia. Togliete.
Togliete. L'ho chiuso. Porco. Che palle. Sempre quella bestia maledetta. Finisce mai sta storia, oh. Non finisce mai. È infinita, oh. Perché c'è un altro segnalino, ma non me l'ho fatto toccare. Boh, vabbè. Ho messo. Stiamo risalendo di nuovo. Salve. Vado di là, eh. No, non vado di là. Vengo da voi. Però non so come. Salve. Un sorcio. Come cazzo? È chiuso. È chiuso, zio. Come passo? Non capisco. Aspetta. Riproviamo. Riproviamo, ma non mi fa. Mi fa capire. No. Un attimo cagato sotto. Cioè in un attimo. Che cazzo? Che me dai? Che me fai vedere? 5 pagine strappate, una serie di scandali personali che hanno generato pubblico stigno e dubbi sulla salute mentale dell'artista. Le nostre fonti interne alla famiglia ci rivelano che la stella passa ore e ore a porte chiuse e paiono udirsi delle voci talvolta accompagnate da risate o pianti. Aprendo la porta però si scopre che non vi è nessun altro nella stanza. Tuttavia, come ci ricorda il famoso critico Noah Wensley, gli artisti più straordinari non conducono quasi mai vite normali. Non dobbiamo dimenticare che l'arte più elevata ha un caro prezzo. Perderci un ruolo talvolta significa perdere se stessi. È vero. Oh. No, tu te sei mosso, te, oh. Non fa scherzi, eh. Looks like the rats got to it before us. È una mela marcia. What was that? Shh. We're not alone here. No, per niente, non siamo soli per niente. Proprio. Quindi quella creatura esisteva anche da tanti anni, presumo. Cioè io dovrei aprire questa porta da dove è uscito appena un braccio, ma non ci penso proprio. Non ci penso proprio ad aprire. Sto cagato sotto, ma che cazzo è? Che è sto posto? Piano. Che schifo. It looks like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. È tipo la. Tipo la sua tana. Non mi di. Non mi dite che è la sua tana. E io come salgo là? No, non fa scherzi. Non è chiuso, ok. Mi sembrava strano. Qui non mi fa nemmeno saltare il personaggio, quindi. Non capisco. Ah, sì, ok. Ok, capisco. Adesso capisco. Mi devo abbassare. Ok. C'è qualcosa nel cassetto? Sì, una nota. Ho dovuto rinforzare alcune delle gabbie. Qualcosa ha spaventato gli animali. Forse sento una tempesta in arrivo. Devo bloccare i portelli con delle assi. Sarà davvero intensa. Greve. No, devo aprire la porta. Se cuccia. Te cazzà. No, no, te cazzà. Stai calmo. Ma cazzo. Oddio. Ma che cazzo. Stavolta sono in tre. L'altra volta ero in due. Mo sono in tre. Scommetto che tra poco cadono pure. Tanto per farmi un dispetto. Un'altra nota. Addestramento animali. Cani più consegna $225, gabbia più contenuti consegna dal ponte di carico per gli animali, nutrimento mantenuto al minimo come da istruzioni, maneggiare con cautela. Va bene, ah, ecco la scala. Devo continuare a salire quindi, perché qui ci sono altre gabbie. Devo raggiungere l'alto. Madonna che roba strana. Ok, lì c'è in fondo e qui c'è un pulsante. Pulsante che fa? Che cazzo ha fatto? Pulsante porco!
No, non me l'aspettavo. Vi giuro che non me l'aspettavo. So che cado un attimo sotto. Ok. Ancora. Ma è enorme sto posto. Oh mio Dio. Boh. Ho fatto cadere di sotto. Ma che cazzo? Vaporaccio. Ma non c'è niente. Merda. Come vado là? Fa il giro di Peppe? Oh. There's something there. Ma non c'è niente qua giù. Ma non c'è sta un cazzo. Mi prende per il culo. Ma cazzo devo andare? Aspetta, c'è una leva qua, oh. Non l'avevo vista. Ma attivare un altro passaggio. Boh. Cascavo di sotto. Vabbè. Si doveva per forza buttare per il tipo per farci passare. Ok, la mia intuizione ma era giusta. Che dovevo andare avanti verso quella direzione. Però mi ha di nuovo cambiato tutto. Ma che? Beh, confini del mondo, signor Hardy. Ok. Quindi niente. Solo questo c'è. Devo tornare indietro. Riattivare la leva? Sì. Ok. Oh, cazzo. Ma che? Ma che brutto posto è? Ah, ecco. Non l'avevo vista la porta. Ma... ah, ok. E non la vedevo più. Che cazzo è successo? Ah, scompare. Scompare proprio all'uscita. Bastardi. Cioè, realizzato troppo bene comunque, eh. Cacchio sono. Ecco, ho spento tutto. Basta. Ascensore? No, sono delle scale. Permesso? C'è qualcuno? Spero di no, Tutto qua? Ormai sono abbastanza abituato a queste cose. Mi è finita la torcia. Che palle. Permesso. Le cose che fluttuano mi stanno sul cazzo. Oddio, so... ma di che pippa mentale si sta facendo questo tizio? Va bene. Andiamo avanti, noi fottiamocene. E andiamo avanti. Oh, di nuovo sto coso. No. Pezzo aperto, sì. Apri. Apri sta cazzo di porta. Oh, e scendiamo. Ok, di nuovo. Ancora più giù. Di nuovo. Spero che tu non mi stia prendendo in giro. No, ok. Che ne abbiamo qua? Ah, cibo. No. Sembra cibo. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Che carino, lo sta aiutando. Ok, e di qua. E ora si dovrebbe aprire, perfetto. No. No, di nuovo no. No, di nuovo, no, non di nuovo, no, non di nuovo, no, non di nuovo, no. Hai rotto il cazzo.
sta cazzo di porta. Oh no! Sono morto. No! Sono morto. Come ho fatto a morire? Ma no! Ma è la strada giusta! Sentite al culo sto coso. Lo odio. Basta, basta. Basta. Dai, rotto il cazzo. Che culo. Un bucio di culo. Ma che cazzo che sto vedendo? No, io fammi ritornando come stava prima, no? Aspetta, c'è una foto laggiù? Sì, c'è una foto. 11. C'è scritto solo 11. Ok. E adesso che ci devo fare? C'è una nota. Che opportunità, che responsabilità. Liberare qualcosa di intrappolato da tanto tempo. Posso sentire gli ululati. La gabbia che si scuote. Non vedo l'ora di uscire. Ah, gatta cicova. Tacci sua. Mi sa che è la strada sbagliata. Sì. Devo seguire la linea che non avevo visto. Beh, ok, l'ho presa. E adesso oddio, ho fatto cagà sotto. È una botola proprio. No, aprite però. Ok, grazie. Perfetto. Così mi fa andare avanti. È infinito sto pezzo, raga, comunque. Cioè, è veramente qualcosa di allucinante, oh. Ok, allora. Di qua e di qua e siamo a posto. Un'altra porta, 10.000 porte e 10.000 posti dappertutto. Siamo tipo la sala dove metto il carburante. Un sorcio! Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Mi sa che si è mangiato il topo il tizio per la fame. Destroys the balance. A heavy cost. Ah sì? È un caro prezzo, dici, eh? Sorci. The life of one can outweigh the lives of many. Giustamente. Oh no. C'è scritto recording, io mi ricordo che non potevo entrare in quel caso. Ora si mi fa entrare invece. Vabbè, se lo dici tu, fidati del tuo istinto. Ah, devo... Tip the scale. One life outweighs the other. There is no other way. Ah, devo decidere. Mi arrendo. Mi arrendo, dai. Reason poisons your mind. Makes you weak. No? Trust your instinct. Tip the scale. E allora no. Non arrenderti, no. Ah, ok, non vuole che mi arrendo allora. Vuole che vada avanti, quindi. Vabbè, andiamo avanti, quindi. Andiamo. Prove your worth.
Vai, vai, yes. Vai. Let instinct. Tira, 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 zio, tira. Forget reason. Tira. Tira. Forget mercy. Tira. No, grazie. One life proves its worth. One life can go on. Go on. Di nuovo, continuare. You prey on the weak. Your belly grows full. You take what's not yours. Your heart grows cold. You feed on misery. Your soul grows weak. Belle parole. Un disegno. Va bene, carino, molto carino. I once saw this boy drown a baby rat in the gutter. Un cucciolo di ratto. But that didn't make it all right. Un porello. I think he was broken. Oddio, mi sa che non è ancora finita. Di nuovo, no, il bianco e il nero no, Basta, Ecco, grazie. Concesso. Niente, non c'è niente qua nel cesso. Merda, ci ha chiuso la porta. Quindi dobbiamo fare un qualcosa qua. Trasferimento nella stiva superiore. Va bene. Tutto ciò. Un'altra porta. Buono cazzo. Due cessi, ok. Uno accanto all'altro. Ah, perfetto. Però qui è chiuso. Quindi devo fare un qualcosa qua. Però non riesco a capire. Mi sa che questo episodio finisce qua, ragazzi. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like per continuare a sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo in un prossimo episodio di Layers of Fear. Un saluto da Alexio e alla prossima. Bella!